Siamo in zona Porta Garibaldi, qui partono i passanti ferroviari e le metropolitane per raggiungere Expo. Questo è uno dei luoghi simbolo della nuova Milano. Io ve lo faccio vedere, curiosiamo insieme, un posto straordinario, ecco, vi precedo. Insomma, un posto incredibile ed è qui che vi dicevo potete decidere di raggiungere Expo facilmente. Metropolitana, passanti, quella è la stazione di Porta Garibaldi. Adesso noi non possiamo girare all'interno della stazione, sia chiaro, però ci avviciniamo proprio per farvi vedere, ripeto ancora una volta, come sia facile arrivare nel centro del mondo, di questa Milano Expo 2015. Mi trovo davanti all'info point di Expo qui a Porta Garibaldi. Dicevo, insomma, uno dei possibili mezzi per raggiungere Expo è il passante ferroviario S5, S6, S11 ed S14, oppure potete prendere la metropolitana. Porta Garibaldi è comoda anche perché in 20 minuti, mezz'ora al massimo, sarete nel centro del mondo con 2,50 euro, quindi è anche economico. Per arrivare a Expo ci sono tanti modi, c'è la metropolitana che è servitissima, ci vogliono in base al punto di partenza 20 minuti, 30 minuti, insomma è facile da raggiungere, si può andare col passante, si può andare col pullman, uno ce l'abbiamo anche accanto, però noi oggi vogliamo fare un esperimento, vogliamo provare ad andare seguendo la segnaletica stradale fino ad Expo, fino proprio ai cancelli di Expo. Quindi noi non facciamo altro che mettere il casco e vedere se effettivamente la segnaletica stradale funziona. Vediamo, proviamo. Qualche cantiere qua e là, devo dire che c'è ancora, però poca roba. Poi questi stanno lavorando per migliorare la rete del gas, non è che voglio dire. Largo della Moscova, siamo nel centro della vita notturna, ma non solo, di Milano, esattamente il quartiere Brera. Quelle che vedete qui sono delle biciclette, potete fare del bike sharing, come vedete, insomma è uno dei mezzi possibili per raggiungere il nostro Expo. Ci siamo praticamente quasi. Intanto smentiamo quelli che dicono che con le bici non ci si può arrivare, che le ciclabili non ci sono, perché ci sono, le avete viste, le ho viste anch'io. Ripeto, ci vuole una certa salute per arrivare dal centro di Milano in bicicletta, però si può fare. Allora, siamo tornati nel centro di Milano perché dovevamo tornare qui e il nostro viaggio che ci ha portato dal centro di Milano, esattamente dai giardini di Porta Venezia, all'Expo, insomma, è andato bene, perché alla fine la segnaletica c'è, perché ci si arriva, non ci vuole tutto questo tempo, la viabilità era tranquilla, insomma niente di particolare. Tra l'altro era un pomeriggio di una giornata qualunque di Milano, ci si arriva. Il problema è dove parcheggiare lo scooter, sinceramente questa cosa un po' mi ha agitato, però per il resto devo dire che una insindacabile verità è che comunque l'ultimo pezzo bisogna camminare. Sì, c'è il ponte da fare, quindi noi siamo ansiosi di fare questo ponte perché noi non ci siamo ancora andati in Expo, quindi quando parlo di noi parlo io del mio amico Stefano che è dietro la telecamera, quindi insomma siamo pronti ad affrontare l'ultimo pezzo di questo viaggio alla scoperta di Expo ed è il prossimo step che ci aspetta.